Ciao a tutti, eccoci qua con una nuova playlist. Per chi ha seguito la playlist su Svelte, avevo nell'ultimo video introdotto quella che sarebbe stata la mia nuova avventura, cioè questa playlist su Python. Ero un po' perplessa, mi sarebbe piaciuto fare anche qualcosa con JavaScript, forse anzi avevo detto JavaScript, ora non ricordo. Ora, visto che non riesco proprio per questione di tempo a fare tutto, ho deciso di cominciare con Python. Perché Python? Perché Python ormai è un linguaggio che tutti devono conoscere, che tutti amano, è facile, è user-friendly, insomma, tutti hanno sempre la bocca piena di tutto quello che si può fare con Python. È sicuramente un ottimo linguaggio, più semplice da imparare rispetto ad altri, ma personalmente non lo utilizzerei come primo linguaggio per chi si approccia a un percorso scolastico e questo percorso scolastico dovrebbe avere l'obiettivo di formare un buon programmatore. Ecco, non comincerei con Python perché Python nasconde all'utente del linguaggio, cioè al programmatore, buona parte dei problemi che probabilmente si troverà ad affrontare nel corso della vita lavorativa. Comunque, comincio questa avventura in Python anche a supporto sempre delle lezioni che faccio del mio corso di TP-SIT nelle classi quarte di un istituto tecnico indirizzo informatica, dove stiamo appunto utilizzando Python, quindi non approfondirò probabilmente nulla nello specifico, ma in questa playlist in maniera più o meno ordinata vorrei affrontare diversi argomenti, dalla sintassi basi, dalle differenze tra Python ad altri linguaggi, all'utilizzo di Python come strumento, o meglio di alcuni moduli di Python come strumento appunto per analizzare dati, per rappresentare dati, e mi sto riferendo a Pandas e Seaborn piuttosto che Matplotlib, a utilizzare Python per capire meglio i problemi di concorrenza, quindi con i moduli multiprocessing piuttosto che multithreading. Ecco, tutte cose che un pochettino in maniera non troppo approfondita, ovviamente, perché il tempo è estremamente ridotto, 3 ore alla settimana, capite che sono poche, affronto a scuola. Ora, in questo primo video, che sarà cortissimo, vi do una brevissima infarinatura di Python, perché Python è così sulla bocca di tutti. Dopodiché, dal prossimo video, parleremo un po' più nel dettaglio e ci sporcheremo le mani proprio con il codice. Quindi seguitemi in questa brevissima presentazione e se ci sono comunque delle domande, scrivetele pure nei commenti. Eccoci qua. Allora, quali sono le caratteristiche di Python che lo contraddistinguono anche da altri linguaggi? Anzitutto ha una sintassi molto semplice. La sintassi di Python si dice simile all'inglese, è semplice da leggere, da imparare, quindi da capire, e diciamo quello che scrivo è quello che faccio. Se voglio stampare una cosa, scrivo print, se voglio avere un input, scrivo input. A me è capitato di aver bisogno di fare qualcosa, adesso non mi ricordo la funzionalità nello specifico di cui avevo bisogno, ma stavo lavorando con Python e mi sono subito detta: se ne ho bisogno io, sicuramente qualcuno avrà già risolto questo problema e ci sarà una funzione piuttosto che un metodo in grado di risolverlo. Ho cercato in internet e l'ho trovato immediatamente. Quindi Python bisogna saperlo maneggiare, però ha una sintassi rispetto piuttosto semplice, diversa è, attenzione, da chi è abituato a lavorare con C, C++, Java, insomma, ci sono alcune cose che sono piuttosto diverse, quindi passare da un linguaggio all'altro potrebbero creare un po' di difficoltà. E questo lo vedremo già nel prossimo video. È un linguaggio interpretato, grossissima differenza. Noi non avremo un linguaggio compilato, un codice compilato in Python, ma è un linguaggio interpretato. Quindi lo sviluppo è sicuramente più rapido e flessibile, però tutte le volte dobbiamo reinterpretare il codice e a volte
Non è così semplice andare a individuare gli errori. È tipizzato dinamicamente e questa è un'altra grossa caratteristica che si collega tra l'altro al primo punto, sintassi semplice anche perché Python non tipizza i dati, le variabili. Dinamicamente Python capisce se quello che mettiamo all'interno di una variabile è un numero piuttosto che una stringa. Questo sicuramente rende il codice più conciso, però ci obbliga a porre particolare attenzione. E poi ovviamente è un linguaggio orientato agli oggetti, cioè supporta la programmazione orientata agli oggetti e quindi l'obiettivo è quello di creare codice modulare e riutilizzabile. Questo ormai al giorno d'oggi è praticamente scontato. Pro e contro di Python. Allora, sicuramente è un linguaggio più facile da imparare rispetto ad altri linguaggi. È molto versatile, utilizzato per tantissime applicazioni di diverso tipo. Tra le applicazioni in cui viene più utilizzato sono calcoli complessi, ma molto veloci. Ha una ampia comunità di supporto, quindi se abbiamo delle difficoltà, se non ci viene in mente come risolvere un problema, se abbiamo proprio qualunque difficoltà noi abbiamo, cerchiamo in internet, entriamo magari all'interno di una comunità e troviamo la risposta, qualcuno ci aiuta. E poi ha tantissime librerie e framework che lo supportano. Contro, può essere più lento di altri linguaggi in alcuni casi, perché ovviamente la scelta di un linguaggio non è io scelgo questo linguaggio perché mi piace di più, perché è più semplice, ma ogni linguaggio deve essere contestualizzato all'utilizzo che se ne fa. Qual è l'obiettivo? Cos'è che dobbiamo programmare? Allora, sicuramente Python è comodissimo, utilissimo, velocissimo quando dobbiamo fare analisi di dati e è un pochettino più impegnativo, più lento in altre situazioni. E poi non è adatto, ecco, per la programmazione di sistemi embedded. Altre cose fondamentali. Allora, chi vuole approcciarsi a Python, anzitutto, cosa fa? Prima cosa che dobbiamo fare è andare sul sito ufficiale e andare a scaricare gratuitamente l'ultima versione. Questo è il sito ufficiale di Python. L'ultima versione consigliata per il download è la 3.12.2. Qua sotto vedete anche lo storico delle versioni. E quindi con le releases, le versioni attualmente attive. Allora, ovviamente è consigliabile andare a scaricare una versione ormai consolidata, quindi la 3.12. Sconsiglierei la 3.13 perché è ancora in una fase di testing. Infatti vedete che il primo rilascio è previsto per ottobre del 2024 e poi quando scaricate una versione, guardate sempre la data in cui è previsto il termine del supporto, perché se noi utilizziamo Python per così, scopi didattici o perché vogliamo fare una prova, perché vogliamo divertirci, non c'è problema. Ma se poi Python lo utilizziamo per sviluppare un'applicazione che deve andare in produzione, dovrà essere utilizzata, a questo punto è fondamentale non andare a utilizzare una versione troppo vecchia. Prendiamo ad esempio la 3. Punto la 3.8 perché ottobre 2024 terminerà già il supporto. Quindi cosa diamo in mano al nostro cliente? Un programma sviluppato con una versione per la quale a breve terminerà il supporto. Quindi attenzione a controllare sempre la data di termine supporto e a prendere un'oculata decisione in merito alla versione che si vuole scaricare. Ci sono poi qui di seguito ovviamente delle specifiche versioni qualora fossimo interessate a qualcosa di specifico. Ovviamente le versioni sono disponibili sia per Windows che Mac e Linux, quindi indipendentemente dal vostro sistema operativo. Ora, quali sono gli ambienti di sviluppo che io consiglio? Ne consiglio due. E vedremo poi la differenza meglio fra i due, Colab e VS Code. Partiamo dall'ultimo. VS Code lo conosciamo tutti, è un editor open source che fornisce supporto per tantissimi linguaggi, tra cui anche Python.
E quindi basta aggiungere la versione corrispondente, basta indicare il percorso dell'interprete Python e possiamo utilizzare VS Code, che probabilmente utilizziamo già con tanti altri linguaggi. Python, però, dicevo che è un linguaggio interpretato. E quindi il mio consiglio è quello di andare a utilizzare anche l'ambiente di Colab. Colab è un notebook supportato, che fa parte del Google Workspace, quindi assolutamente gratuito, che consente, dal mio punto di vista, di andare a creare dei piccoli script in Python in maniera molto veloce e rapida e di testarli passo passo. Seguirà un video di approfondimento sull'utilizzo di Colab. Io adesso vado molto veloce perché mi sto dilungando già di più rispetto a quanto avrei desiderato. In conclusione, quindi, perché Python? Python sì, Python no. Allora, certo, Python è un linguaggio, dal mio punto di vista come docente, che ritengo sia giusto, utile insegnare agli studenti perché è molto potente e versatile. Però non cominciare mai a insegnare con Python perché ha delle caratteristiche sintattiche diverse. E poi i ragazzi, questo ve lo dico perché ho avuto esperienza anche dirette recenti, i ragazzi hanno più difficoltà poi quando devono passare ad affrontare altri linguaggi. E quindi parlo di C piuttosto che di C++ o anche Java. Io comincerei quindi, amo cominciare con un linguaggio più classico, più standard. Dal mio punto di vista, il C classico è il linguaggio con cui bisogna insegnare le basi della programmazione, dopodiché si può passare successivamente a un linguaggio più, diciamo, più evoluto, più, tra virgolette, facile e semplice come Python. È un'ottima scelta. È comunque un'ottima scelta per tutti coloro che, dal mio punto di vista, non devono fare i programmatori. Quindi, chi vuole sporcarsi le mani con la programmazione, divertirsi, oppure anche ha bisogno di fare qualcosa di un po' più complicato anche per lavoro, ma non ha delle basi di programmatore. Quindi è finalizzato l'utilizzo del linguaggio, è finalizzato lo sviluppo di qualcosa di specifico, allora va benissimo Python perché è più facile, più semplice e quindi va bene. Ad esempio, ho apprezzato il fatto che in università, quali medicina piuttosto che economia, venisse insegnato Python, o meglio, sia insegnato Python come linguaggio di programmazione già dal primo e secondo anno. Di solito chi frequenta medicina e economia non ha frequentato l'istituto tecnico a indirizzo informatica, quindi non ha una base informatica, e allora ok, trovo giusto e corretto insegnargli un minimo di programmazione che oggi come oggi è fondamentale in qualsiasi settore, per qualsiasi professione, utilizzando Python. Altra cosa, ricordiamoci che ci sono tantissime risorse disponibili per imparare Python, quindi anche una persona assolutamente digiuna può, seguendo tutorial in YouTube, andando a cercare in internet gratuitamente o a prezzi veramente irrisori, imparare Python. Supporto cartaceo, comprare un libro va bene, però siccome i linguaggi sono sempre in evoluzione, a volte nel momento in cui ci mettiamo e studiamo sul libro, il libro è già superato, già è o almeno parzialmente superato. Quindi un libro va bene, ma secondo me non è sufficiente. Bisogna andare a mantenersi sempre informati e aggiornati utilizzando le risorse online. Concludiamo questa prima introduzione al prossimo video, che sarà brevissimo. Ci sporcheremo le mani con il codice e cominceremo subito a capire come utilizzare Colab.